Uno scrigno che racchiude storia e arte, un luogo simbolo del passato, a lungo rimasto chiuso al pubblico e ora, dopo un attento restauro finanziato dalla Pia Casa dei Ceppi a cui ha partecipato la compagnia artistica cinese Huaxing, le cantine di Palazzo Datini, quelle nelle quali il mercante conservava il vino di Carmignano, tornano alla luce in tutto il loro splendore. Si è recuperato questo spazio delle cantine di Palazzo Datini, che sono un gioiello architettonico, insomma lo potete vedere, veramente un luogo eccezionale, dove potremo fare tante, tante belle cose nel nome di Datini. Una scoperta che affonda le sue radici nel Medioevo, intatto il pozzo di raccolta delle acque, la macina in pietra serena e le nicchie utilizzate dalla famiglia Datini per conservare le botti di vermiglio e vino bianco. Le cantine diventano parte integrante del percorso museale di Casa Datini. Dal 17 agosto, data in cui si celebra la ricorrenza del funerale di Francesco Datini, i visitatori potranno fare tappa anche in questo luogo, che si trova sotto la Camera delle Cicogne, in cui il mercante dimorava con la moglie Margherita. 30.000 euro il costo del restauro, a cui la compagnia cinese ha partecipato con 2.000 euro, soldi che testimoniano il passato e il presente della città, la storia e l'attualità, come eravamo e come siamo. Io credo che un'associazione culturale, una comunità come quella cinese, impiantata nella nostra città ormai in modo stabile, che individua Palazzo Datini, l'eredità storica di Francesco Datini, per dare un contributo, sia una cosa che ha un valore eccezionale. In questo Palazzo Datini rappresenta, cioè, un patrimonio, un'arte della città, insomma, della storia pratese. Ormai viviamo qua da tantissimo tempo, ci sentiamo, cioè, fa parte di questa città. Quindi anche questo Palazzo Datini, che è una perla della città, è come se fosse la nostra. La speranza mia è che anche i pratesi di vecchia data, si ricordino di Palazzo Datini, perché Palazzo Datini è bello, però credete a me, ha bisogno di manutenzione, di valorizzazione continua e è necessario che i pratesi se ne facciano carico.